centrodestra spada sempre più lanciato, ipotesi lista civica a sostegno della sua candidatura. Sigilia Bed & Breakfast trasformato in albergo, denunciati i gestori dell'attività. Abusi su un minore, il 2 aprile l'interrogatorio della donna, la difesa chiede la revoca degli arresti. Reale Foundation acquista i trofei di Yuri Chechi per ristrutturare la palestra Etruria, donazione da 70.000 euro. Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45. Daniele Spada sempre più in pole position per la candidatura a sindaco del centrodestra in attesa del vertice nazionale che dovrà sciogliere gli ultimi nodi. La Lega sta pensando anche a una lista civica a sostegno di Spada, ma Forza Italia accusa il Carroccio di scarsa apertura al confronto. Se ne è discusso ieri sera, parliamoci chiaro. Sentiamo. Io credo che comunque non appena ci sarà l'ufficialità della candidatura, della mia candidatura, partiremo. Abbiamo tenuto e per questo abbiamo aspettato un po' di tempo le porte aperte a tutte le forze che volessero partecipare, perché era ed è nostra intenzione vincere al primo turno. Devo dire che non siamo stati fermi in queste settimane, abbiamo lavorato sotto traccia, abbiamo incontrato tante persone, stiamo coinvolgendo tante persone, le migliori esperienze, le migliori intelligenze della città che si vogliono mettere intorno a un gruppo, intorno alla nostra coalizione, per cambiare l'amministrazione della città che è stata per 5 anni mal governata. È un Daniele Spada che parla già da candidato sindaco, a dimostrazione che la Lega è sempre più convinta di spuntarla alla fine dei giochi. L'ufficializzazione del candidato a primo cittadino di Prato del centrodestra arriverà però soltanto dopo il tanto atteso vertice nazionale tra i partiti della coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che però non è stato ancora fissato. Per Rita Pieri, che gode del sostegno del suo partito, Forza Italia, di Energia per l'Italia UDC, il braccio di ferro con Spada sta disorientando l'elettorato di centrodestra. Assolutamente sta indebolendo, il nostro elettorato è sgomento, è disorientato. Ne sono assolutamente consapevole e credo che insieme a me sono le dirigenza e non solo. E quindi voglio dire, bisogna assolutamente mettere un punto ed andare avanti con una persona. Io confido molto in questo tavolo nazionale o comunque questo confronto nazionale che dovrebbe portare ad una decisione. Mancano appena 2 mesi alle elezioni amministrative, ma questo non sembra preoccupare il commissario provinciale del Carroccio, Andrea Recaldin. Non ho motivo di essere preoccupato, abbiamo il vento in poppa, la città ci chiede, vuole una rivoluzione, vuole cambiare modo di governare, abbiamo, diciamo così, il contesto nazionale favorevole, abbiamo vinto le ultime 7, diciamo così, dispute, abbiamo già un programma fatto e lo stiamo costruendo con i nostri cittadini. Io ho un problema opposto nel fare le liste, che mi toccherà probabilmente fare anche un'altra lista civica a sostegno di Daniele, oltre a quella della Lega, perché ho talmente tante persone che vogliono entrare in lista che potrei essere costretto a fare un'altra lista. Ha già deciso tutto lui, ha già deciso il candidato a sindaco, ha già deciso il programma, ha già deciso qualunque cosa, forse avrà già deciso anche la giunta, non lo so, senza dirci nulla, avrà deciso anche già il presidente. No. Ah, meno male, grazie a Dio. Però il programma noi l'abbiamo sempre avuto molto chiaro, sempre espresso. Poi chiaro, se diventa, anche noi, lei che si diventa, cioè, veramente, quando sarà un programma di coalizione, cioè, questo conferma il metodo dittatoriale che ha la Lega nei confronti degli alleati e non mi sembra una correttezza. Vede, la politica non è altro che una questione di rapporti di forza. Per cui io posso concepire e accettare anche, ci mancherebbe altro, la legittima posizione di qualcuno che rivendica una condivisione, una discussione e quant'altro. Poi però bisogna andare al vedo, al momento del vedo, come nel gioco delle carte, e verificare quali sono questi tipi di rapporti di forza e i vari pesi. E bisogna anche essere coerenti e essere pragmatici nell'accettare questi tipi di rapporti di forza. È stato fissato per martedì 2 aprile l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Prato per la donna di 31 anni accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale e finita ieri agli arresti domiciliari. I legali della donna hanno intanto depositato al Tribunale del Riesame la richiesta della revoca della misura di custodia cautelare. La richiesta è scattata sia per il pericolo di inquinamento delle prove che per il rischio di reiterazioni di delitti simili. Intanto il test del DNA ha confermato che il marito della 31enne arrestata
è il padre del primogenito, 11 anni, della coppia di coniugi. L'uomo è indagato dalla Procura di Prato per l'ipotesi di reato di alterazione di Stato, con riferimento alla falsa dichiarazione di paternità per il bimbo, nato l'anno scorso, che la moglie ha avuto dal quindicenne con cui aveva una relazione. Sul caso della donna è intervenuta anche la nota criminologa Roberta Bruzzone, che oggi era a Prato per l'inaugurazione della sede pratese dell'Associazione Senza Veli sulla Lingua. Il provvedimento ritengo sia assolutamente coerente col quadro indiziario che è emerso e con le contestazioni che sono state fatte dalla Procura. Indubbiamente è una vicenda che solleva una coltre molto scomoda da sollevare, che riguarda il mondo dei reati sessuali commessi da donne ai danni di minori. Purtroppo è uno scenario che esiste, la criminologia insomma, da molti anni si occupa anche di questa categoria, possiamo definirla di predatrici sessuali, le ha anche definite dal punto di vista categoriale, e quello che è emerso da questa storia è purtroppo qualcosa di assolutamente avvicinabile a quello che siamo abituati a conoscere in ambito criminologico. Quindi ritengo che il provvedimento di misura cautelare sia fondamentale. Mi chiedo però che tipo di provvedimenti verranno presi per mettere in sicurezza comunque i minori che sono con questa donna, perché indubbiamente quello che è emerso fino ad oggi comunque solleva anche delle criticità in relazione alla sua figura di tipo genitoriale, insomma. Quindi mi auguro che anche questo aspetto per lei e per il marito venga valutato debitamente e attentamente, perché la situazione qui è suscettibile di avere anche risvolti sotto profilo della genitorialità, a mio modo di vedere. L'Associazione Senza Veli sulla Lingua, che si occupa di tutela delle donne, ha aperto una nuova sede, come abbiamo visto, anche a Prato. Madrina d'eccezione, la criminologa Roberta Bruzzone. L'Associazione Senza Veli sulla Lingua ha inaugurato oggi la nuova sede pratese, che si trova presso il Centro Ventrone a San Giusto. L'associazione si occupa di tutela delle donne, aprirà uno sportello presso il centro in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, che offrirà informazioni a titolo gratuito. La violenza domestica purtroppo è un dato di fatto attualissimo, e quindi la nostra associazione, che apre oggi qui a Prato al Centro Ventrone, si propone proprio questo, di venire incontro a delle criticità familiari e dare chiaramente un appoggio gratuito, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale. L'Ordine degli Avvocati è sensibile a questo problema, sia per il suo ruolo di difensore e sia soprattutto anche per il ruolo sociale che riveste l'avvocatura, e che l'ha portata anche appunto a costituire questi sportelli dove il cittadino appunto che subisce violenza può trovare un punto di informazione, un punto di sensibilizzazione, dove appunto potrà comprendere quali sono le possibilità per la difesa contro questo aberrante problema. Scoperto un affittacamere bed and breakfast trasformato in una struttura alberghiera con 11 camere. L'immobile, situato in via Filzi, è stato sequestrato dalla polizia municipale e coniugi gestori dell'attività denunciati. I due avevano collegato abusivamente l'appartamento di Seivani, adibito a bed and breakfast, con un altro appartamento confinante attraverso una sorta di ripostiglio. A disposizione dei clienti anche una suite con salotto e caminetto, camera matrimoniale e servizio igienico. Entrambi i gestori, inoltre, si erano trasferiti nelle soffitte che avevano allestito abusivamente ad uso abitativo, con tanto di cucina e letti in luoghi igienicamente non idonei. I trofei di Yuri Chechi non verranno più messi all'asta grazie alla maxi donazione di Reale Foundation, che ha acquistato simbolicamente i 180 cimeli, contribuendo così alla ristrutturazione della palestra Etruria. L'asta pubblica per raccogliere fondi per la palestra Etruria non si farà. L'appello del campione olimpico Yuri Chechi, che aveva deciso di mettere in vendita i trofei vinti durante la carriera per il rifacimento dell'impianto elettrico della struttura che ha dato i natali sportivi al Signore degli Anelli, è stato raccolto da una grande realtà nazionale. Sarà infatti Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, ad acquistare simbolicamente i 180 cimeli tra coppe e trofei vinti negli anni da Chechi, con una donazione di 70.000 euro. Che permetterà di salvare la storica sede. Il mio obiettivo era fare l'impianto elettrico che da preventivo costava circa 3.500 euro, faranno tante altre cose. La cosa importante però è che io da questa situazione certamente mi allontanerò, però mi avvicinerò nel fatto che vorrei avere una condivisione, una rendicontazione davvero dettagliata di come verranno spese queste,
queste risorse, ma non lo faccio perché voglio, perché credo che sia davvero l'opportunità di far vedere che si possono fare cose per bene. È una, come dicono gli anglosassi, una best practice, no? È uno dei punti fermi del nostro accordo, i trofei rimarranno qui, rimarranno all'Etruria. Reale Foundation e Reale Mutua non sono assolutamente intenzionate a spostarli e anzi il nostro intervento riguarderà solo ed esclusivamente la rivitalizzazione della palestra. Nei giorni scorsi la notizia della possibile chiusura della palestra pratese e l'appello di Chechi avevano fatto il giro dell'Italia, mobilitando tante persone e generando attestati di stima anche da lontano. Ora però arriva il sostegno economico di Reale Foundation, che consentirà di dare una prima risposta ai tanti iscritti che frequentano la palestra, circa 250 ragazzi dai 4 ai 20 anni d'età, tra ginnastica ritmica, artistica e trampolino. Noi abbiamo delle urgenze nell'immediatezza, la prima cosa è ripristinare l'impianto di illuminazione, che al momento non è sufficiente e quindi partiremo da quello. Poi l'ambizione è quella di poter far ripartire anche l'impianto di riscaldamento e quindi fatto questo, insomma, sarebbe già un altro modo di vivere la palestra. Il pitch è stato un po' ispirante, sicuramente grazie all'installazione My Triumph di Alexandra Mir, e quindi questo sta proprio a significare che quando tante belle energie si mettono insieme i risultati arrivano. Torna anche quest'anno l'appuntamento con 24 ore per il Signore, l'iniziativa che mette al centro l'adorazione eucaristica e la confessione. A promuoverla in tutto il mondo è il Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione su richiesta di Papa Francesco. Il tema dell'edizione 2019 è Neppure io ti condanno. Anche questa volta la Diocesi di Prato partecipa mettendo a disposizione momenti e sacerdoti per il sacramento della riconciliazione. Oggi alle 18:30, messa presieduta dal Vescovo Franco Agostinelli in Santa Agostino. Poi la chiesa rimarrà aperta con disponibilità per le confessioni fino alle ore 23 e il giorno successivo, sabato 30 marzo, dalle 7 alle 18:30, orario d'inizio della prefestiva. Si uniscono all'iniziativa i tre punti dell'adorazione perpetua presenti in diocesi: il chiesino di San Paolo, la cappella della Sacra Famiglia e la pieve di Usella. Oggi e domani sono presenti i sacerdoti per le confessioni. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Le ultime immagini che ci giungono dal satellite ci mostrano un'Europa per gran parte interessata dall'alta pressione e da condizioni di stabilità, condizioni queste destinate a durare almeno fino ai primi giorni della settimana prossima. Il fatidico cambio di circolazione sembra possibile a partire da mercoledì, ma ci aggiorneremo meglio nei prossimi giorni. Proseguo di oggi, all'insegna del tempo stabile e soleggiato ovunque, solo qualche modesto addensamento nelle ore centrali della giornata in Appennino, comunque di scarso rilievo. Venti moderati con dei rinforzi soprattutto sui rilievi appenninici e sul Grossetano nelle ore centrali della giornata. Venti comunque in attenuazione rispetto ai giorni precedenti. Le temperature saliranno di un paio di gradi. Per quanto riguarda questo fine settimana, sarà all'insegna di un tempo tipicamente primaverile, stabile e soleggiato sia sabato che domenica, venti deboli e temperature in ulteriore rialzo che nella giornata di domenica potranno raggiungere anche 22-23 gradi nelle pianure dell'interno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione per questa sera alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona giornata.